Ciao ragazzi, eccoci Ciao. qui di nuovo. Da una parte c'è Edoardo Moalevanti e dall'altra c'è Stefano Sola e siamo qui perché oggi andremo a vedere i risultati dei nostri video sul caffè che abbiamo deciso di fare l'altro giorno. Bene, quindi direi di fare una piccola introduzione se volete, quindi andiamo a vedere prima il mio video, poi andiamo a vedere quello di Edoardo. E poi andiamo a vedere quello di Stefano. E dopo ogni video facciamo un piccolo discorso tra di noi su cosa abbiamo utilizzato per farlo, qual è l'idea dietro. Direi di partire con il mio video. Provati ragazzi, Aspetta quindi. che metto le cuffie, ce l'ho. Allora, con l'occhiolino alla fine le hai prese tutte. Dici? Dici? Vero. No, ho scelto lo stop motion perché in realtà mi sono visto io in questi giorni di quarantena quando mi alzo e in generale normalmente che ho sempre bisogno di una carica la mattina che è il caffè. Quindi ho raccontato il caffè come quella cosa che poi mi fa effettivamente carburare. Quindi prima sono uno zombie, un omino di pongo che si striscia verso il caffè e dopo mi attivo Sì. da quella parte lì. Quindi un po' stereotipato anche se vuoi come cosa, però mi piaceva l'idea dello stop motion, ecco. Ho voluto fare anche un esercizio un po' di stile. Dove hai messo la telecamera all'inizio? Cioè, l'hai messa sul soffitto? No, guarda, sono sul soppalco e ho fatto un accrocchio per mettere il Gorillapod e la mia Lumix Ah, quindi LX100. legge. No, la Lumix! Sai che forse ce l'ho anch'io? Quei pantaloni, mo. Sì. Belli. Mi... Carne vanno. Me ne sono messe perché so che avevo la conversazione con voi. Infatti, non vedo l'ora che finisca, così mi rimetto in libertà. Marco, ma quant'è che ci hai impiegato per farlo? Ma ci ho piegato 5 orette per farlo. Sì, Pochissimo. Se la guardi proprio in maniera vinale, secondo me, cioè è un bel prodotto social. Da poter vendere tranquillamente a chiunque. Tu adesso hai messo anche il login della Lavazza per far vedere come può essere venduta la cosa. Tanto non ti hanno pagato, purtroppo, se no ti pagano bene. E, cioè, per 4-5 orette è un prodotto che vendi a un bel prezzo, perché comunque la Sì. resa è molto alta, cioè uno stop Sì. motion Beh, di solito costa. anche perché io stop motion così, io li vedo fare solamente ad agenzie un po' più strutturate, diciamo. Ci ho messo un po', insomma, un po' studiato, ecco, da quel punto di vista, sì. Pensi comunque a dover andare comunque da un cliente, uscire, fare le riprese nel suo negozio e via dicendo, ti partono comunque più ore. È vero. Quindi pensato, realizzato, montato in 5 ore. Bella storia. Scritto anche? No, scrittura, ho scritto solo una lista di punti che poi ho seguito, quindi sapevo che dovevo alzarmi dal letto, andare a fare il caffè e poi occhiolino finale. Perfetto, ragazzi, allora direi di passare al secondo video, che è quello di Edoardo Moalevanti. Per gli amici Moa, eh? Adesso l'ho fatto in 2 ore e 15. Ok, Appunto, vediamo cosa hai fatto. ditemi via. 3, Ok. 2, 1, play. Durante la quarantena da coronavirus, la cosa che ci piacerebbe più fare è andare all'aria aperta, assaporare tutto quello che magari potremmo fare in casa, ma con una boccata di libertà. Ebbene, io lo faccio. Lo faccio tutti i giorni, grazie a lei. E all'inizio un sacco di gente pensava che il vero problema sarebbero stati proprio loro. E ironia della sorte, portandoci fuori 3 volte al giorno, si stanno rivelando essere l'unica finestra di libertà.
Ed è proprio alla grande facciazza di quelle persone che io mi faccio un bel caffè nel campo. Sei un tamarro, mo. È un tamarro. Cioè, in due ore tu hai pensato tutta questa roba con l'argomento sul sociale bello spinto. Quindi sai se ti siedi e inizi a pensare seriamente a quello che fai, cosa viene fuori? No, mi ha sorpreso perché effettivamente non capivo bene dove volevi andare a parare. E poi quindi c'è stata una prima parte che può essere anche, può generare flame tra chi lo guarda, quindi tu che esci fuori di casa durante la quarantena. E poi in realtà c'è tutto un altro aspetto che è quello legato ai cani, all'abbandono dei cani, che non conoscevo. Infatti sono rimasto male, non sapevo ci fossero dei cani abbandonati in queste emergenze. Ce ne sono stati tanti, 20.000, sì. Sesco. E quello quindi... che mi chiedo è come cazzo è che hanno fatto a contarli. E li hanno trovati in giro. Trovati in giro legati. Meno male. Ti fa ridere, è molto social come video. E quello che ha detto anche Marco, cioè alla fine ti odio perché sei uscito fuori dalla quarantena, non dovresti farlo, in realtà stai tirando fuori un bell'argomento. Beh, devo farlo perché devo portare fuori il cane tre volte al giorno. No, infatti quello volevo arrivare, quando dici, all'inizio pensavamo che erano loro il problema, invece si stanno rivelando degli esseri utilissimi, invece fanno uscire tre volte al giorno. Sono loro che ci portano fuori tre volte al giorno. Bello. Bellissima la ripresa del cane statuario, con il salice che gli si muove davanti, meravigliosa. Sì. E che sta ferma. Ah, bello, poi belli, si fida. Belli colori con, cos'è, la 7-3, no? Sì, 7-3, poi gli ho messo una LAT. Belli, ho messo una pellicola. Dovresti aver usato il Ronin, immagino, perché sì. Erano belli fluidi, stabili. Sì. Che tra l'altro ci ho messo mezz'ora, perché era la seconda volta che lo... stabilizzavo, ci ho messo mezz'ora a stabilizzarlo. Cioè, poi prendi per l'argomento, bello come passi dall'idea del caffè per arrivare a tutt'altro, e è proprio bello. E tu, Ste? Io ho sforato anche come lunghezza, perché non ce la facevo a stare dentro il minuto, quindi penalità a me subito, ma però è uscito di casa. Dovevo farlo. Lì penalità del governo, però, perché... No, non è vero, io devo portare il cane fuori. Ci ho impiegato 9 ore quasi per farlo. Toccherà a me, immagino, sono l'ultimo. Sono curioso di vederlo, il tuo. Ho impiegato 9 ore tra scrittura, montaggio e tutto quanto. Spero... A scrivere o a montare? No, scrivere, preparare il set, girare... Ma vediamolo, scusa, sono curioso. Spero di non intristirvi troppo, perché voi mi avete fatto... triste? Io tiro giù la risata, invece. No, dai. Poi vediamo. 3, 2, 1... 1! Lo hai bevuto ridendo quell'ultimo caffè. Occhi grandi e stropicciati dal sonno come la mia camicia a righe bianche e blu che indossavi sulla tua pelle nuda. Mi guardavano quella mattina... Mi guardavano come non mi aveva mai guardato nessuno prima d'ora. Mi fissavi in silenzio, poi hai sorriso, ed io non esistevo più in quella stanza. Quel caffè era solo un pretesto per rubare del tempo che sarebbe appartenuto ad un me stesso leggermente più vecchio. Parlavi del profumo del caffè e di quanto tu adorassi aprire i barattoli nuovi per respirarne tutto l'aroma che per chissà quanto tempo si era accumulato lì dentro, rimanendone intrappolato. Mi dicevi che rimanevi con il naso piantato dentro quei barattoli per minuti, ad occhi chiusi. Sono strane le cose che ci si attaccano al cervello, ed è strano quanto per te le cose più piccole siano le più importanti. Io le giudicavo insignificanti, ma nulla è insignificante. Si dice che riempire una stanza vuota basti una caffettiera sul fuoco. A me bastavi tu. Ed ora quella tazzina vuota che non riesco a togliere dal tavolino, ormai da 18 giorni riempi la mia casa e le mie giornate con tutta la tua assordante assenza, mentre mi parli dallo schermo di un computer, aspettando che tutto questo passi. Là fuori la gente sta morendo. Noi aspettiamo di tornare a vivere per aprire insieme un nuovo barattolo. Ma cos'è? Bello.
Bellissimo. Bellissimo. Complimenti, perché io ho notato subitissimo anche la tecnica nelle riprese, in realtà. Cioè, ho notato che non ci sono inquadrature a caso che vanno a riempire le parole, ma sono anzi le parole che combaciano benissimo con le inquadrature. Sono tutti elementi simbolici che cercano di far capire anche a chi non conosce la storia. Poi c'è molto di personale. Cioè, la maggior parte delle cose sono cose che so io e sa la persona di cui parlavo, e che cerchi di dare delle emozioni alle altre persone attraverso il tuo. Arrivano quindi proprio anche a chi non conosce la storia. Beh, poi a parte la fotografia, non c'è neanche da dirlo, perché io ti conosco da tanti anni. È ineccepibile, secondo me, è veramente bella, veramente cinematografica. Sì, hai colori. Qualcosa da migliorare, la fretta. Ma che cazzo vuoi migliorare? C'è qualcosa da peggiorare. No, è bello anche perché, tra l'altro, oltre a parlare del caffè, hai parlato della situazione attuale in cui ci troviamo. C'è una storia che veramente ti tocca molto da vicino. Certo, è proprio un ricordo. In realtà è proprio, certo, il ricordo è quello che sto vivendo in questo periodo. Gioca sull'assenza del caffè rispetto a voi che mettevate il caffè in primo piano, come metafora dell'assenza di una persona e della fatica di tirar via questa persona dalla tua vita, anche nel momento in cui è lontana dagli occhi, insomma. Tra l'altro, sì, visto che hai scritto caffè e poi c'è un numero 8, e il numero 8 sta a indicare? Era l'ottavo caffè che bevevo con lei. Ah. Una cosa molto fresca, in realtà. Ma tra l'altro mi viene in mente una roba. C'è una canzone di Cesare Cremonini che si chiama Marmellata numero 25. L'hai beccato, è un titolo che mi è sempre piaciuto un sacco. E ho trovato l'occasione per farlo mio, in qualche modo. Stavo pensando a che titolo dare, e a un certo punto ho iniziato a contare quanti caffè avevo bevuto con lei prima di quello, e quello era proprio l'ottavo. Ci hai messo di più a scrivere, a filmare oppure a montare? A montare. Scrivere ci ho impiegato un'oretta e mezza. Beh, per la color correction comunque portavi anche tanto tempo. Ma no, in realtà ho usato l'S-Log a sto giro, che pensavo, no, perché non lo uso quasi mai, perché a parte da 3200 ISO sulla mia camera. Ah, sulla mia parte a 400. Sulla 7S, quelle dopo, bravo. A 7S giri, vero Ste? A 7S sì, e c'erano degli obiettivi un po' particolari, che sono tutta la serie dei russi. L'Helios 58, 85 lo Jupiter, tutti obiettivi più o meno degli anni 60, adattati sulla 7S. Io ho il 58 dell'Helios. Qualità, il master eccezionale. Di quelli. Ok, direi che con quest'ultimo video molto introspettivo di Ste possiamo anche salutarci per questa volta. È stato molto, molto creativa come cosa. Sì, sono venute proprio fuori anche secondo me tutti i nostri stili, le cose, ed è in realtà un bel esercizio, non è una perdita di tempo, perché puoi fare cose che non avresti il tempo di fare lavorando con i clienti, che già ti assumono la totalità della giornata. Può veramente aiutarci a essere più creativi in un momento così dove siamo chiusi, e in realtà con questi video, visto che ci siamo aperti un sacco. Ok ragazzi, diciamo che per oggi è finita qui. Fateci sapere che cosa pensate dei nostri video che abbiamo fatto, fatecelo sapere qua sotto nei commenti, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao.